Don Menicastro, finché ci sarò io qui, l'albergo a posto del parco, voi non lo costruite. Mi bastano 1200 firme e il vostro progetto sarà bloccato. E dite di essere un clericale d'avanguardia. Voi fermate il progresso, Don Franco. Sì, il progresso del vostro conto in banca. Don Mimì, ma lo volete capire che ai bambini interessa più il parco che il vostro albergo? Pace e bene a tutti quanti e che il Signore sia con voi. Et cum, spirito tuo. Disgrazia di esse, manca l'acqua a sedirne ora. Papà, devi piantarla di buttare l'acqua sulla gente, non sta bene. E mi raccomando, non ricominciare con la storia della marcia su Roma. Siamo in piena contestazione qui. Scioperi generali in vista, polemiche, la partita di calcio. Mi creda, si preparano giorni caldi qui. Eh già, come nel 22. Noi in prigione ci mettiamo solo chi viola la legge, senza guardare il colore politico. Sì, però quando ci potete sbattere un fascista, voi siete tutti contenti. Ma guardi che noi dobbiamo far rispettare l'ordine. Ma quale ordine se l'Italia è diventata un casino? L'ordine ve lo insegniamo noi. Mio padre non voleva offenderla. Dice solo quello che dicono tutti. Lei, tenente, non si lascia provocare. Non sarà mica diventato democratico. Non ne abbiamo bisogno, lo siamo sempre stati. Sì, da quando avete portato via il Duce in ambulanza, come se niente fosse. Scusi, tenente. Ah, adesso ci mettiamo pure a spalleggiare lo speculatore. Io non spalleggio nessuno. Il progetto di Don Mimì ha qualcosa di buono. Sì, per lui. Un albergo porta il turismo porta i pellegrini, per la mia e per la vostra parrocchia. Troppa grazia per Sant'Antonio. Rosa, dove state andando? Perché, mi vorresti accompagnare? No. Vorrei telefonare. Non si può. Come non si può? Siamo in sciopero fino alle 24. Sciopero? Porcaccia, ci mancava anche lo sciopero. Ma che dici, compagno? Appunto dico, mancava lo sciopero dei telefonici e così la protesta dei lavoratori è totalitaria.